mister Foglia Manzillo, purtroppo è finita male, però sicuramente lì non ha molto da rimproverarsi, perché ha preso una squadra quasi retrocessa e l'ha portata a 2 punti dalla salvezza diretta. Sì, ecco, è così, io sono subentrato alla 7ª, eravamo ultimi con due punti, ho giocato 9 gare con una squadra che si è dimostrata non pronta per questa categoria. Alla 15ª avevamo soltanto 7 punti. A dicembre abbiamo fatto mercato, abbiamo preso una serie di ragazzi straordinari, giovanissimi, e in quelle 19 partite finali abbiamo fatto 34 punti, siamo arrivati terzi in quelle 19 gare. Siamo arrivati a quota 41, non solo non è bastata per la salvezza diretta, addirittura non è bastata neanche per giocare in casa. Siamo venuti qui, abbiamo sbagliato all'inizio. Visto il primo tempo non vi abbiamo visti male. Ci siamo messi con una disposizione tattica che evidentemente abbiamo sofferto. E ci siamo aggiustati all'intervallo, siamo riusciti a rimetterla su nel momento in cui dovevamo piazzare, dovevamo premere sull'acceleratore per il colpo finale. Le due espulsioni hanno compromesso chiaramente questo progetto, questo programma, e essere riusciti a non perderla in 9 contro 11 nei supplementari, secondo me è un qualcosa che aumenta il valore di questi ragazzi. Vista in fase offensiva, cioè, a parte Delgado, abbiamo fatto poco De Iulis, ma poche delle conclusioni. Allora, De Iulis, considerando che bisognava vincere oggi per passare. Infatti proprio per questo abbiamo iniziato con Delgado, De Iulis e Quadrana, proprio perché sapevamo che lì davanti avremmo dovuto fare qualcosa in più. E pensate che nell'ultimo mese De Iulis praticamente non si è allenato mai, perché ha problemi di pubalgia. L'abbiamo fatto un'infiltrazione, l'abbiamo buttato dentro in mezzo al campo, sapevamo che non ci poteva dare poco o niente, ecco perché l'inserimento di Quadrana. Purtroppo quando ho visto che questo schieramento tattico non andava bene, sono ritornato al 3-5-2, però siamo rimasti comunque senza De Iulis, c'era ma non c'era. Abbiamo messo Muriel, abbiamo messo Sanchez, tutto il potenziale che abbiamo offensivo a disposizione, e però non è bastato. Che dire, non è colpa di nessuno, è colpa tra virgolette di una regola che ci fa retrocedere con un pareggio. Bene, grazie mister, complimenti comunque. Grazie a voi.